Non c'erano solo macerie nell'Italia sottoposta ai bombardamenti e a tutte le violenze di una guerra che era anche una guerra civile. C'erano, a partire dalla fine del 1943, le sempre più incisive azioni dei partigiani e c'era un'intensa attività politica che, nell'ansia generale degli italiani desiderosi di pace, cercava di mettere una logica negli avvenimenti del presente e di pensare al futuro. Non era semplice. Divisioni apparentemente insanabili si erano inserite nella vita del paese tra gli stessi italiani, mentre i progetti politici all'interno degli alleati talvolta non collimavano. Gli inglesi di Churchill combattevano contro i nazifascisti sul nostro territorio, contando di poter esercitare in seguito un'importante influenza sulla realtà politica italiana. Gli americani di Roosevelt, grazie anche alle pressioni degli italoamericani, passarono da una presenza solo militare ad un più deciso interesse per le vicende politiche italiane, proprio per arginare un atteggiamento giudicato troppo punitivo degli inglesi verso l'ex nemico. Per affrontare il tema dell'Italia al di là delle macerie, questa puntata comincia con le immagini tremende girate pochi istanti dopo lo scoppio di una bomba tedesca a Napoli, il 20 ottobre del 1943. Era una bomba a scoppio ritardato, un innesco chimico la faceva esplodere 2 o 3 giorni dopo la ritirata dei tedeschi. Una bomba a scopo terroristico, ricorda che la guerra non è finita. Dà la sensazione anzi di una guerra che non finisce mai, neanche dopo l'avanzata degli alleati e la liberazione delle città. La bomba tedesca era stata collocata nella posta centrale di Napoli, una costruzione di grande qualità architettonica, già bombardata dagli alleati nel dicembre del 42. Fece una vera e propria strage che colpì cittadini napoletani inermi, ma anche militari anglo-americani. Un grande contributo a rendere l'atteggiamento degli alleati più positivo verso l'Italia e gli italiani viene in particolare dal sindaco di New York Fiorello La Guardia e da Claire Booth Lewis, che come membro del congresso americano aveva visitato il fronte in Italia nell'inverno del 1943 e che nell'immediato dopoguerra diverrà ambasciatrice a Roma. La Booth Lewis fu colpita dalle condizioni di un paese dove la gente moriva letteralmente di freddo e di fame. La Guardia minacciò di interrompere le sue trasmissioni radiofoniche propagandistiche sull'Italia se l'amministrazione Roosevelt non avesse dimostrato un'attenzione maggiore ai problemi della penisola. Questi interventi indussero Roosevelt a ridefinire la politica americana verso l'Italia e a sollecitare Churchill perché modificasse le sue intransigenti preoccupazioni essenzialmente militari. Per essere più convincente, Roosevelt prese alcune iniziative unilaterali a nome degli Stati Uniti. L'aumento della razione del pane a 300 grammi giornalieri a persona in tutta l'Italia liberata, la disponibilità di un numero sufficiente di automezzi per il trasporto di generi alimentari, l'accreditamento al governo italiano retto da Badoglio dell'ammontare in dollari delle cosiddette AM-lire, emesse per pagare le truppe americane, somma che doveva essere usata per comprare dagli USA i generi di prima necessità. Erano i primi segni per incoraggiare un ritorno dell'Italia alla democrazia. Queste iniziative americane erano l'effetto anche di un'azione propagandistica, perché Roosevelt si preparava alle elezioni presidenziali dell'autunno del 44 e quindi non poteva rinunciare all'appoggio della comunità degli italoamericani. Ma il presidente degli Stati Uniti aveva preso a cuore la situazione italiana già da qualche tempo, da quando, nell'ottobre del 43, si era recato in Sicilia per verificare l'andamento delle azioni militari alleate dopo gli sbarchi e per visitare le truppe statunitensi.
Roosevelt si era fermato nell'isola prima di recarsi al Cairo, dove doveva incontrare Re Farouk, e poi a Teheran, dove lo attendevano gli altri due grandi alleati, Stalin e Churchill. Con loro doveva discutere ulteriori strategie belliche. Il presidente americano, che si era recato in Sicilia con il consigliere Hopkins, venne accolto dai generali Eisenhower e Clark nello scenario di un aeroporto che presentava vistose tracce della guerra in corso. I cineoperatori americani filmarono la visita di Roosevelt e lo mostrarono anche in compagnia dei suoi figli, Elliot e John. Mentre gli alleati combattevano e nello stesso tempo decidevano le loro mosse politiche, le autorità italiane del cosiddetto Regno del Sud procedevano nella loro azione di governo. Bisogna ricordare che dopo la deposizione di Mussolini e l'armistizio dell'8 settembre 1943, il re Vittorio Emanuele e il primo ministro del nuovo governo Badoglio erano a Brindisi. Un mese dopo, il 16 ottobre, il Comitato Centrale di Liberazione Nazionale di Roma, composto dai partiti antifascisti, deliberò la necessità suprema della riscossa nazionale, da compiere attraverso una guerra di liberazione la cui conduzione non poteva essere però riconosciuta al re e al governo di Badoglio. Il 24 dello stesso mese lo stesso Badoglio reagì, chiedendo al re di abdicare. Cominciò un lungo e travagliato periodo di contatti e trattative fra gli alleati e gli antifascisti e all'interno degli stessi antifascisti, mentre il nord era occupato dai tedeschi con cui collaboravano i cosiddetti repubblichini dell'ex duce del fascismo. Il 22 gennaio del 1944 gli alleati sbarcano ad Anzio nel tentativo di aggirare la linea Gustav e aprirsi quindi la strada verso Roma.
L'operazione, pur cogliendo di sorpresa i tedeschi, non riesce a svilupparsi verso l'interno con sufficiente rapidità. Viene stabilita soltanto una testa di ponte che sarà costretta a resistere assediata per 4 mesi agli attacchi tedeschi. Alla fine di gennaio i rappresentanti dei comitati di liberazione nazionale si riuniscono in congresso a Bari. Ci sono, tra gli altri, Carlo Sforza, Benedetto Croce, Velio Spano, Oreste Lizzabile, che vengono ripresi dai cineoperatori americani mentre si recano all'incontro. Una precedente riunione, convocata a Napoli per il 20 dicembre del 43, era stata vietata dagli alleati su pressione del governo Badoglio. A Bari il dibattito si sviluppa principalmente attorno alla questione istituzionale. Esponenti del Partito d'Azione, socialisti e comunisti, si dichiarano a favore della scelta repubblicana, mentre liberali, democristiani e rappresentanti del Partito Democrazia del Lavoro di Ivanò e Bonomi mantengono posizioni relativamente disponibili verso il governo Badoglio e la monarchia. La mozione finale per salvare l'unità del fronte antifascista propone l'abdicazione di Vittorio Emanuele III e il rinvio della scelta istituzionale tra monarchia e repubblica ad un referendum da tenersi non appena cesseranno le operazioni militari. I rappresentanti dei partiti si riuniscono e cercano di prefigurare la nuova situazione politica. Nelle città liberate i cittadini scendono nelle strade e nelle piazze per esprimere il loro desiderio di partecipazione. Proprio in questi giorni, nei primi mesi del 1944, Winston Churchill, parlando dell'Italia alla Camera dei Comuni, dichiara di essere contrario al coinvolgimento dei partiti antifascisti nella guida del paese e si pronuncia a favore della prosecuzione dell'esperienza del governo Badoglio e della conferma della monarchia. Per motivare la sua presa di posizione, dice: «Quando occorre tenere in mano una caffettiera bollente, è meglio non rompere il manico, finché non si è sicuri di averne uno altrettanto comodo o pratico, o comunque finché non si abbia a portata di mano uno strofinaccio». L'intervento sarà ricordato appunto come il discorso della caffettiera e non piacerà evidentemente ai partiti che sostenevano la necessità di abbandonare la monarchia e di scegliere la Repubblica quale via più consona alla democrazia, da far subentrare al fascismo screditato e ormai avviato alla sconfitta. Fra le manifestazioni di piazza ci fu quella del 13 marzo del 44 a Napoli. I cineoperatori americani la documentano accuratamente. Ci sono diversi oratori, fra cui Velio Spano, Enrico Russo, Paolo Tedeschi, Raffaele Puzio, il generale Vettori. Una parte dei napoletani che formano il pubblico testimonia con cartelli e scritte la volontà di un cambiamento deciso in senso antifascista. La parte favorevole a Badoglio e al re, pur presente, è decisamente meno visibile e meno appariscente. Ci sono in queste immagini tutti i segni e gli slogans di un ardore politico che cresce man mano che la guerra volge verso la vittoria per gli alleati e per le formazioni partigiane. Pochi giorni prima, con l'approvazione del partito e del Comitato di Liberazione Nazionale, si era tenuto uno sciopero generale promosso dai comunisti in tutte le regioni ancora sottoposte all'occupazione tedesca. Si protrarrà per una settimana, coinvolgendo centinaia di migliaia di lavoratori ed interessando tanto le campagne quanto gli impianti industriali. Uno sciopero duro, fortemente politico, di grandi dimensioni e capace di bloccare la produzione bellica.
Uno sciopero che avrà ampia risonanza nei paesi alleati. I tedeschi arresteranno centinaia di scioperanti, la maggior parte dei quali verrà deportata nei campi di lavoro in Germania. Ed ecco che i napoletani, ormai liberi, in questo filmato, scesi in piazza, esprimono anche solidarietà con gli operai e la gente del nord, per cui la guerra continua drammaticamente. In un clima acceso che mescola armi e speranze, assume a rilievo la figura e la sorte del principe Umberto, figlio di Vittorio Emanuele III e candidato alla sua successione.
La monarchia è sotto accusa per l'appoggio dato al fascismo, nonostante la svolta fatta dal re il 25 luglio. La deposizione di Mussolini non poteva bastare a far dimenticare 20 anni di strada in comune culminati nella proclamazione dell'impero. Gli stessi rappresentanti alleati lo invitarono il 10 aprile 1944 a lasciare la corona e a ritirarsi a vita privata. Vittorio Emanuele, detto Sciaboletta, si convince e annuncia in un radiomessaggio l'intenzione di fare un passo indietro e di nominare luogotenente generale del regno il figlio Umberto non appena sarà liberata Roma. Contemporaneamente Badoglio inizia le trattative per la costituzione di un nuovo governo. La liberazione di Roma avviene nel giugno del 44. Il re mantiene la sua parola e firma il decreto con cui promuove Umberto luogotenente generale. Umberto riceve subito le dimissioni di Badoglio, ma è sempre Badoglio che ha l'incarico di tentare di raggiungere un accordo con i rappresentanti del CLN per la formazione di un nuovo gabinetto. Badoglio e i ministri Sforza, Togliatti, Rodinò, Cerabona e Mancini si incontrano con i rappresentanti del CLN e degli alleati. L'esperienza del maresciallo d'Italia come capo del governo viene considerata esaurita. Alla guida del nuovo governo viene proposto Ivanhoe Bonomi. È a lui che Umberto, luogotenente del regno, dovrà affidare il nuovo incarico. Nel filmato che ha la data del 16 gennaio del 45, il principe Umberto viene ripreso mentre prende parte alla cerimonia di decorazione di alcuni generali americani. I riconoscimenti che i militari statunitensi si sono guadagnati liberando gran parte dell'Italia vanno ai generali Clark, Truscott, Keith, Harmon, Grunther e ad altri alti ufficiali, tutti peraltro appartenenti allo staff di Clark, l'uomo che aveva conquistato, liberato Roma alla testa delle sue truppe. Umberto, in una dichiarazione al New York Times, pochi giorni dopo questa cerimonia, disse: desidero vedere il problema istituzionale fra monarchia e repubblica risolto nel modo più democratico attraverso una forma di referendum. Ma ritengo che i vari partiti politici dovrebbero prima accordarsi sul ritorno del 500.000 di prigionieri italiani e sulla definizione delle frontiere.
Umberto di Savoia occuperà i primi mesi del 1945 in un'intensa attività in varie città italiane. I sentimenti monarchici in Italia erano solidi soprattutto al sud, ma altrove la voglia di repubblica cresceva in stretto rapporto con la speranza di molti di chiudere la dolorosa pagina della guerra. Ma nessuno poteva prevedere con certezza l'esito del referendum, che sarebbe stato tenuto un anno dopo le peregrinazioni di Umberto fra cerimonie di decorazione e festeggiamenti per la liberazione. È curioso rifarsi ad un sondaggio Doxa condotto con l'American Institute of Public Opinion e pubblicato in un quotidiano romano. Il 32% degli uomini e il 28% delle donne prevedevano la vittoria monarchica. Il 14% degli uomini e il 16% delle donne prevedevano un esito incerto. Il 59% degli uomini e il 41% delle donne pensavano ad una vittoria della Repubblica, mentre il 5% degli uomini e il 15% delle donne non esprimevano un'opinione. È bene precisare che il sondaggio venne effettuato nel maggio 1946, a una settimana dal referendum del 2 giugno. Quando Umberto partecipava il 27 aprile 1945 ad una manifestazione a Bologna, questo sondaggio era ancora di là da venire. E bisogna segnalare il particolare attivismo di Umberto, il suo seguire il fronte e l'avanzata delle truppe alleate e italiane città per città. Nel filmato, il principe luogotenente viene abbracciato dalla folla in una scena festosa che vede insieme persone comuni e soldati italiani e americani. Come è scritto in una ricostruzione storica a cura dell'Istituto Didattico e Pedagogico della Resistenza di Milano, il luogotenente Umberto andò a parlare dalla Sicilia a Milano e dalla Sardegna a Genova e a Torino e in altre città a parlare di rinnovata monarchia costituzionale e di iniziative e decisioni per attuare quei propositi di giustizia sociale che nella ricostruzione della patria unanimi perseguiamo. In questo modo, secondo questi partigiani milanesi, Umberto si ergeva a solo garante di fronte al popolo italiano di un nuovo regime politico e sociale. Si pensò anche ad un rinvio del referendum per meglio rafforzare il risorgente attaccamento alla vecchia istituzione, cioè alla monarchia. Ma non ci fu nessun rinvio e la monarchia fu battuta dagli italiani che volevano la Repubblica. Il destino di Umberto e dei Savoia fu determinato anche dalle iniziative politiche prese dai partiti antifascisti, oltre che da un convincimento contrario alla monarchia che si era fatto strada negli italiani. 4 giorni dopo l'attentato di Via Rasella, avvenuto a Roma il 23 marzo 1944, e alla successiva rappresaglia in cui furono trucidati dai nazisti 335 detenuti politici alle fosse ardeatine, Palmiro Togliatti rientrava in Italia dall'Unione Sovietica. A Napoli, Togliatti fa appello all'unità delle forze antifasciste per condurre la guerra contro i tedeschi e rinvia la soluzione della questione istituzionale dopo la conclusione del conflitto, quando sarà affrontata da un'assemblea nazionale costituente eletta a suffragio universale, diretto e segreto. Togliatti chiede un governo nuovo e la trasformazione del Partito Comunista da partito di quadri a formazione capace di aggregare e mobilitare grandi masse. Tali posizioni saranno ricordate come la svolta di Salerno. Salerno divenne in 2 occasioni il luogo centrale per il futuro del paese. Il governo di unità nazionale costituito da Badoglio si insedia proprio a Salerno il 22 aprile del 44.
Nella città campana, assieme a Badoglio, si riuniscono Sforza, Croce e Togliatti, che ha appena modificato la linea politica del suo partito. Gli operatori americani filmano puntualmente tutto. Questo governo però non è destinato a durare. A causa dell'intervento delle forze antifasciste contrarie a Badoglio, su Vittorio Emanuele, ormai rassegnato ad abbandonare il trono. L'11 giugno è Ivanhoe Bonomi a subentrare a Badoglio. Il suo governo, in cui figurano De Gasperi, Croce, Ronchi, Saragat, oltre a Togliatti, si trasferirà a Roma il 15 luglio, quando saranno restituite all'amministrazione italiana anche le zone del Lazio da poco liberate e fino a quel momento sottoposte ancora all'amministrazione militare alleata. Benedetto Croce aveva preparato un saluto a Roma liberata che diceva così: «Per noi italiani, dico per noi di questa Italia meridionale e delle isole che prima siamo stati liberati, questo ritorno nella capitale è anche tal fatto che prende tutto il nostro cuore umano». Quando si insiede al governo Ivanhoe Bonomi, Roma è stata occupata dagli alleati da poco più di un mese. La liberazione di Roma, la prima capitale europea ad uscire dall'ombra della tirannide, come disse Roosevelt, aveva subito assunto una grande importanza politica oltre che militare. Il presidente americano mandò un messaggio in cui affermava che, come Roma e le altre storiche città d'Italia sono considerate eredità di tutto il mondo civile, così il popolo italiano non ha mai sentito in modo tanto profondo che la causa del mondo civile è la sua e che essa richiede la dedizione totale delle sue qualità di mente e di cuore. Sul piano politico queste parole significavano che Roma poteva riprendere finalmente la sua normale esistenza e partecipare in un clima rinnovato alla completa liberazione del paese. Nei giorni immediatamente successivi al 4 giugno del 44, data dell'ingresso a Roma degli alleati, le autorità anglo-americane si preoccuparono di ripristinare le istituzioni amministrative locali in attesa di un futuro riassetto democratico che sarebbe avvenuto con le prime elezioni. Del resto, quella di fornire un sindaco ad ogni città o paese liberato era sempre una delle prime preoccupazioni degli alleati. Il colonnello americano Charles Poletti, che era il responsabile proprio delle amministrazioni provvisorie nei territori occupati e liberati, si presentò ai romani insieme a Filippo Doria, un aristocratico, incaricato di reggere la città in qualità di sindaco. Commentando sul New York Herald Tribune le parole di Roosevelt pronunciate alla radio subito dopo la liberazione della capitale, l'ex segretario di Stato americano Welles sottolineò tre passaggi del discorso del presidente, che riconosceva al popolo italiano la capacità di autogovernarsi, presentava l'Italia come una nazione amante della pace e chiedeva l'aiuto degli italiani per affrettare la pace. Welles concludeva affermando: «Il Presidente ha chiarito che non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi politici per i quali noi combattiamo. L'importanza militare dell'occupazione della capitale italiana da parte degli alleati è grande, ma quella politica è ancora più grande».
La strada per una soluzione politica in Italia, mentre come capo del governo Alcide De Gasperi era subentrato a Ferruccio Pari e a Ivanhoe Bonomi, si completò il 2 giugno 1946 con il referendum istituzionale e l'elezione per la Costituente. In marzo c'erano state le elezioni amministrative in una parte dei comuni del Regno. Erano la prova generale per le successive e ben più importanti consultazioni. Nelle 5.722 amministrazioni comunali, 2.534 furono conquistate dalla Democrazia Cristiana, 2.289 andarono ai socialcomunisti, 400 a liste indipendenti, 100 ai liberali, 69 alla Democrazia del Lavoro, 38 ai repubblicani, 9 al Partito d'Azione, 23 al Partito dell'Uomo Qualunque, in cui figuravano gruppi di neofascisti. Dopo queste elezioni, il 9 maggio, Vittorio Emanuele abdicò in favore di Umberto. I risultati del 2 giugno dimostrarono che gli italiani preferivano la Repubblica con 12.718.641 voti, pari al 54%. 10.718.502 voti andarono alla monarchia. Da parte dei monarchici vi furono accuse di brogli elettorali e contestazioni procedurali. In particolare si rivendicarono alla monarchia i voti nulli, in complesso 1.148.136, e si accusarono gli ordini competenti di avere proclamati i risultati prima ancora che fosse completato lo spoglio di tutte le schede. Ma nessuna di queste obiezioni poteva gettare alcun serio dubbio sull'esito definitivo. L'Italia voleva essere una repubblica. Il 12 giugno Umberto accettò il risultato delle elezioni e si preparò a partire per l'esilio in Portogallo. Capo del primo governo della Repubblica fu Alcide De Gasperi, leader della Democrazia Cristiana, vincitrice delle elezioni per l'Assemblea Costituente con il 35,02% dei voti. La consultazione si svolse in un clima segnato da un crescendo di comizi e manifestazioni. Anche se non mancarono disordini ed episodi deplorevoli, la situazione generale restò sostanzialmente sotto controllo. Le immagini dei cineoperatori americani si riferiscono alle elezioni a Roma. Il desiderio di cambiare era forte in tutti i cittadini. Per disciplinare l'ordine pubblico, le autorità vietarono per 36 ore le bevande alcoliche e anche la vendita di vino nei ristoranti. I bar furono chiusi fino a mezzogiorno del 2 giugno per permettere ai dipendenti di andare a votare. Le stesse autorità tennero a far sapere che erano stati stampati 3 milioni di manifesti divulgativi per spiegare le modalità del voto e 40 milioni di schede. Circolarono anche notizie curiose, ad esempio quella su 700.000 lapis distribuiti nelle sedi elettorali. I militari alleati proseguirono la loro smobilitazione. Cessò la pubblicazione, dopo 42 mesi, il giornale Stars and Stripes. L'Italia doveva decidere da sola. Il 25 giugno ebbero inizio i lavori dell'Assemblea Costituente e tre giorni dopo Enrico De Nicola venne eletto capo provvisorio della Repubblica Italiana.